La chiacchierata che volevo fare adesso riguarda un tema a mio parere interessante che spesso viene trascurato nella didattica, diciamo, tradizionale, perché viene considerato forse probabilmente una specie di cosa che si acquisisce in qualche modo in automatico. E sto parlando del cambiare la tonalità di una canzone, essere in grado di spostare la tonalità di un brano e di eseguire il brano, la stessa linea di basso, in tonalità diverse. Allora, questo, se volete, in qualche modo si riaggancia un po' al tema della tonalità che avevo già affrontato in un precedente video, più legato al come fare a capire e individuare la tonalità di un brano. Un altro aspetto però molto importante dal punto di vista anche pratico proprio della musica poi suonata è essere in grado di spostare le tonalità. Questo per una serie di motivi, come dicevo, pratici. Può capitare che noi abbiamo un cantante che gli stessi brani li canta in una tonalità diversa da quello che era il brano originale. Possiamo avere la necessità di variare la tonalità perché magari il cantante in quel giorno lì non è nella sua forma ottimale, non riesce a lavorare bene nella tonalità originale in cui solitamente canta e magari ha bisogno di abbassare d'un tono la tonalità. Può capitare, come spesso succede anche ad artisti importanti, che quando magari fanno dei concerti lunghi, per garantire comunque che la voce riesca ad avere delle buone prestazioni su tutto il concerto, la tonalità di alcuni brani magari più impegnativi venga abbassata magari anche qui di un tono per essere un po' meno faticosi e permettere quindi alla voce di lavorare bene per tutta la durata del concerto. Questo perché ovviamente quando si va in sala di registrazione il brano lo si può eseguire e ottimizzare per un'unica prestazione che si fa ovviamente in quel momento e che si incide. Quando si lavora invece su un concerto di 2 ore, magari come certi artisti fanno anche di 3 ore, è ovvio che la cosa può diventare impegnativa per la voce e quindi in certi casi il muovere la tonalità, abbassare in questo caso la tonalità, magari a seconda dei casi di mezzo tono o di un tono, diventa una soluzione assolutamente consigliabile per garantire appunto, come dicevamo, una buona performance vocale poi per tutta la durata del concerto. Questo vuol dire che i musicisti devono essere anche in grado di trasporre le tonalità dei brani e spesso di fare anche questa cosa tra virgolette in tempo reale, perché magari il cantante arriva e ti dice: oh, io oggi non ce la faccio, quindi dobbiamo suonare il brano un tono sotto. Ora, questa cosa non è che deve essere vissuta come una tragedia, tipo: Dio mio, come faccio? Non ho preparato niente, non ho studiato niente, non riesco a farlo. Tra le cose che chi suona uno strumento deve essere in grado di fare è anche quello di trasportare le tonalità dei brani. Ora, imparare a fare questa cosa in modo naturale richiede semplicemente la buona conoscenza di una serie di aspetti legati proprio al nostro strumento. Allora, se parliamo del basso, sicuramente una delle cose fondamentali è la conoscenza della tastiera. Quando dico conoscenza della tastiera vuol dire che noi dobbiamo sapere bene sulla tastiera del nostro basso dove si trovano tutte le note. E quindi non dobbiamo stare a pensare dove sta una nota quando dobbiamo suonarla, dobbiamo sapere esattamente dove si trova. Questa è una cosa importante su cui vale la pena investire del tempo. In questo senso spesso le tab non aiutano, perché studiare con le tab vuol dire imparare in modo mnemonico una posizione della nota su un tasto. Ah, devo schiacciare adesso la seconda corda al terzo tasto, poi la quinta al secondo e avanti di questo passo, dimenticandosi quasi a quel punto quali note sto realmente suonando. E questo ovviamente dal punto di vista musicale è, se vogliamo, diseducativo. Io devo invece sempre conoscere le note che sto suonando, quindi anche usando le tab io mi dovrei sempre chiedere che note sto suonando e in qualche modo dirmi che note vado a premere di volta in volta sui vari tasti dello strumento. Questo è alla base. Se noi non conosciamo la tastiera in tutta la sua estensione, diventerà poi praticamente impossibile spostare le tonalità dei brani. Un'altra cosa sicuramente importante è conoscere le triadi e avere anche un po' quei meccanismi, diciamo, di relazione che ci possono essere tra le varie note, no? Faccio un esempio banale: io devo avere comunque abbastanza chiaro che una volta data la tonica, questo per esempio è il mio Do, io la terza me la troverò sempre, per esempio, la corda sotto un tasto indietro, se parliamo della terza maggiore, 2 tasti indietro se parliamo della terza minore.
se devo passare dalla quinta, dalla tonica, devo sapere che c'ho sempre l'alternativa di scegliere la quinta, che può trovarsi la corda sotto due tasti avanti o la corda sopra sullo stesso tasto. E così via, no? Quindi ci sono alcuni meccanismi, chiamiamoli così, di riferimento che io devo acquisire in qualche modo e memorizzare, che mi permettono di capire dove si trovano le note. E quindi in questo senso fare degli esercizi che mi aiutino a memorizzare anche le relazioni in termini di intervallo e distanza tra le note e le posizioni rispetto l'una rispetto all'altra, mi aiutano sicuramente nel momento in cui io dovessi trasportare un brano a riuscirlo a fare praticamente in tempo reale. Queste cose sono, come dicevo, dei piccoli prerequisiti che servono per renderci sufficientemente sciolti poi nel muoverci sul manico, sulla tastiera del nostro strumento, per poter poi andare appunto a lavorare quando devo spostare un brano. Perché molto spesso, come dicevamo, questa è una necessità che oggettivamente in ambito pratico si può presentare e si presenta. Ci sono anche altri tipi di implicazione che magari possono richiedere un minimo di capacità elaborativa in più, perché in alcuni casi spostare la linea di un brano può alterare un po' il modo in cui suona quella linea, e quindi in quel caso, oltre a spostarlo, bisogna anche provare rapidamente a pensare a quali possono essere delle piccole alternative in alcuni punti del brano per farlo comunque funzionare una volta che lo spostiamo di tonalità. Facciamo un esempio banale: se io ho un brano che utilizza il Mi grave e faccio magari, adesso butto a caso, ecco, se io questa roba qui la devo abbassare di un tono, devo andarla a suonare in Re. Bene, in questo caso abbiamo abbassato di un tono, ma dal punto di vista dell'esecuzione, se fossimo su un 4 corde, io qui ovviamente ho un 5 corde, quindi me la potrei cavare molto più facilmente. Però se io fossi su un tradizionale 4 corde, quindi non potendo scendere indietro, sarò obbligato ad andarla a suonare qui. Il problema ovviamente è che a livello di sonorità la cosa cambia, e quindi qui bisogna valutare da brano a brano se questa cosa sta ancora in piedi, suonata esattamente così, o se devo trovare degli escamotage. Per esempio posso valutare se ha senso fare una variante dove parto qui ma torno poi sul grave. Non lo so, sto buttando delle cose a caso, ma è per dire che poi devo provare anche un minimo l'impatto che in certi casi la soluzione ha ovviamente sul brano. Ci sono dei casi dove il salto può essere anche molto più importante. Io prima citavo il caso del tono, semitono, eccetera, ma spesso ci possono essere dei casi in cui il brano deve essere trasportato di parecchio. Può essere il caso tipico in cui una donna canta il brano di un uomo, o viceversa. In quel caso c'è una differenza sicuramente che può andare dai 2,5 toni, 3 toni, 3,5 toni. E quindi in questo caso la trasposizione può anche cambiare lo spirito della linea del brano. Ora, certo che dove i cambiamenti sono molto significativi, probabilmente sono anche un minimo da studiare insieme agli altri musicisti per capire l'impatto che ha la linea di basso. Ma quello che sicuramente noi dobbiamo saper fare in prima battuta è comunque quello di trasportare il brano rapidamente nelle varie tonalità. Bene, spero che questa piccola chiacchierata sia servita per lanciare come sempre qualche spunto di riflessione su questo tema che, come dicevo, a mio parere è importante e spesso magari è un po' sottovalutato. Ciao!